Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Sono Elisa True Crime e oggi vi porto un video diverso dal solito. Vi ricordo che lo scopo del mio canale e dei miei video è quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime. E questa mia frase vale soprattutto per questo video. E dico che vale soprattutto per questo video perché, come vi ho detto, questo sarà un video un po' particolare. E sono davvero emozionata in questo momento perché non ho mai fatto niente del genere. Quindi scusatemi, sono onestamente un po' nervosa, ma non vedevo l'ora di condividere questa cosa con voi. Dunque, qualche tempo fa una ragazza di nome Cynthia mi ha lasciato un commento sotto a un mio video. Il video era quello della sparizione di Amy Bradley e molti di voi l'avranno visto, è il video sulla storia di questa ragazza che sparisce su una nave da crociera in modo molto misterioso. Cynthia mi scrive che a suo fratello recentemente è successa la stessa cosa e il personale di bordo di questa nave da crociera si è comportato in modo molto simile a quello nella storia di Amy. Quindi l'ho contattata e ho avuto l'opportunità di lavorare insieme a lei e a suo fratello Simone per la realizzazione di questo video ed è stato davvero speciale. È stato emozionante lavorare con dei membri della famiglia che mi raccontassero il loro punto di vista. Spesso, come sapete, le notizie sui giornali sono riportate in modo errato, i media distorgono spesso i fatti. Lavorare insieme alla famiglia mi ha dato l'occasione di rendere questo video più personale, più reale. È importantissimo che ascoltiate questa storia perché ha bisogno davvero di molta più visibilità di quella che ha adesso. È una storia davvero assurda che va ascoltata, ma soprattutto va condivisa il più possibile. Io, Cynthia e tutta la sua famiglia vogliamo che dopo aver guardato questo video, voi lo condividiate il più possibile con i vostri amici, sui vostri social media, dove volete. Vogliamo che mettiate anche un like, che commentiate, che facciate qualsiasi cosa per spingere l'algoritmo di YouTube affinché questo video raggiunga più persone possibili. Nel corso di questo video ci saranno anche molti clip proprio di Cynthia e di suo fratello Simone. Ci tenevo che fossero anche loro a raccontare questa storia attraverso le loro parole. E sono certa che non ci sia neanche bisogno di dirlo, ma come sapete non si sa mai. Vi chiedo di essere extra rispettosi nei commenti. E lo siete già, lo siete sempre. Ma voglio specificarlo in questo caso perché è probabile che Cynthia e suo fratello Simone magari vadano a leggere i commenti. Quindi lasciate tutti i commenti che volete, ma col pensiero che ci sono dei membri della famiglia che stanno affrontando un grande dolore che probabilmente leggeranno quello che voi scrivete. Dunque, questo ragazzo è Alessio Gaspari e nasce il 26 settembre del 1995 ad Ortona. Ha anche una sorella di nome Cynthia e un fratello di nome Simone, che quando Alessio nasce avevano Cynthia 6 anni e Simone 11. E subito Alessio diventa il piccolo di casa e la sua nascita porta un'immensa gioia a questa famiglia. Ma purtroppo un anno dopo, il 13 agosto del 1996, la famiglia Gaspari deve affrontare un evento terribile, perché un tragico incidente si porta via il loro papà. La mamma dunque si ritrova improvvisamente da sola a dover badare a tre bambini piccoli e a questo punto Alessio aveva soli 11 mesi ed è proprio lui a riportare il sorriso in quella casa. Adesso ci ha salvato la vita perché in un momento così tragico avere questo furgoletto di 11 mesi che correva per casa, rideva sempre felice, ignaro di tutto quello che era successo, per noi è stato quello che non ci ha fatto sprofondare nel baratro. E da lì inizia una nuova vita per noi, una vita senza mio padre. E una vita con mia madre devastata. Quindi noi tre fratelli, io, Simone e Alessio, io e Simone principalmente, ci siamo presi cura di questo bambino. È diventato sì nostro fratello, ma un po' anche nostro figlio. Il nostro rapporto da quel giorno è diventato ancora più forte di un rapporto che possono avere tre fratelli. Nonostante il dolore, la
La vita continua e continua sempre. Questa grande perdita porta i tre fratelli a legarsi in un modo speciale. Il rapporto tra Cynthia e Simone verso il piccolo Alessio diventa qualcosa di più del semplice rapporto che può esserci tra fratelli. Intorno ai 20 anni Simone si trasferisce a Milano, Cynthia vive ad Ortona, invece Alessio ha appena finito le scuole medie e deve decidere in quale scuola superiore andare. Decide di iscriversi a Nautico, anche perché ad Ortona c'è un istituto nautico d'eccellenza. Il suo sogno era sempre quello di, è sempre stato quello di voler navigare. Quindi si iscrive all'istituto nautico e in 6 anni si diploma, perde per strada un anno, parte, si diploma con degli ottimi voti e successivamente al diploma vince un concorso in accademia, all'Accademia Navale di Genova, un'accademia molto prestigiosa, dove lui consegue, diciamo, questa sorta di laurea diploma di un'accademia, come se fosse un'università di questi marittimi, con degli ottimi risultati, si imbarca immediatamente e inizia a navigare. Noi eravamo molto contenti perché giovanissimo aveva già trovato la sua strada, tanti coetanei della sua età, tuttora qui si usa dire sono senza arte né parte, e invece lui aveva trovato la sua strada, un ottimo lavoro, un ottimo stipendio. Lui era molto felice del suo lavoro. Fa imbarchi su imbarchi, avanza di grado e diventa terzo ufficiale. Gli mancavano pochissimi mesi di imbarco per avanzare di grado e diventare secondo ufficiale. Quindi Alessio a questo punto ha già trovato la sua strada, fa il lavoro dei suoi sogni, fa carriera molto velocemente, è felice della sua vita e del suo lavoro. Il 14 novembre del 2020 Alessio si imbarca su una nave da crociera di cui per motivi legali abbiamo scelto di non fare il nome di questa compagnia in questo video. Comunque si imbarca su questa nave da crociera e ricordiamoci era il novembre del 2020, quindi un periodo molto particolare per via della pandemia che tutti conosciamo. Di conseguenza, questa nave era vuota. Non c'erano passeggeri a bordo, solo l'equipaggio. Perché dovete sapere che una nave, a quanto pare, non può mai essere dismessa. Quindi, anche se non ci sono passeggeri a bordo, non può mai rimanere incustodita senza equipaggio. Un minimo di personale a bordo deve sempre esserci. Arrivano in Danimarca e la nave si ferma a Rada, che significa che la nave è ferma, ma fuori dal porto. Quindi la nave su cui era Alessio si trovava a 4 miglia nautiche dal porto di Skagen, in Danimarca. Quindi c'era questa nave ferma, ferma in Danimarca, come ho detto, a 4.000 dal porto di Skagen, e loro erano lì. Erano lì, io sentivo Alessio tutti i giorni. Facevano sempre festa, barbecue fuori, diciamo, sopra questo ponte, a Capodanno hanno fatto una maxi festa. E, insomma, non essendoci passeggeri, la mole di lavoro non era tantissima e loro si divertivano sempre. Alessio doveva imbarcare il 14 novembre e doveva sbarcare il 21 gennaio 2021. Il 19 gennaio del 2021 Alessio manda un messaggio alla sua famiglia per aggiornarli. Avevano un gruppo di famiglia su WhatsApp e scrive: "Aggiornamento, il 21 sbarco in Danimarca e mi portano in Germania in hotel, perché la Danimarca non ci fa manco andare in hotel. E dall'hotel in Germania il tempo di avere il risultato del tampone e volo per l'Italia. Quindi probabilmente il 24 sarò a casa." Il giorno dopo, il 20 gennaio, Alessio e la sua famiglia non si sentono, ma sappiamo dalle sue storie di Instagram che la sera del 20 lui insieme ai suoi colleghi, insomma insieme al resto del personale di bordo, hanno festeggiato insieme sulla nave il fatto che stessero per sbarcare e tornare a casa. Hanno cenato insieme, bevuto delle birre, hanno cantato tutti insieme. E queste sono le ultime storie che Alessio ha pubblicato su Instagram la sera del 20.
E purtroppo quella è stata anche l'ultima sera che Alessio è stato visto. Il 21 gennaio la mamma manda un messaggio ad Alessio perché appunto è il giorno dello sbarco, quindi gli scrive per avere aggiornamenti, per sapere se è tutto a posto. Ma a questo messaggio Alessio non risponde. E il messaggio su WhatsApp che la mamma manda ad Alessio ha una sola spunta grigia. Questo significa che il messaggio è stato inviato, ma non è mai stato ricevuto da Alessio. Quel giorno, il 21 gennaio 2021, 2021 era un giovedì e Cynthia non fa caso al fatto che il fratello non stesse rispondendo a quel messaggio su WhatsApp. Cynthia ha due bambini piccoli, quindi le sue giornate sono sempre molto frenetiche e sempre molto impegnata. Ma la sera del 21, Cynthia e suo fratello Simone ricevono una telefonata da parte della loro mamma e quando rispondono al telefono sentono che la madre è sconvolta perché a quanto pare suo figlio Alessio, il fratello minore di Cynthia e Simone, è scomparso. Il 21 sera chiamo mia mamma. Chiamo mia mamma intorno alle 7, 7 di sera, 19, era ora di cena, mi ricordo, perché stavo preparando la cena ai bambini e lei era sconvolta. Cioè, mamma, papà, non capisco niente di cosa dici. Cynthia, devi venire a casa, devi venire a casa. Io riuscivo a capire solo, devi venire a casa, Alessio è scomparso. E in quel momento ero sola con i bambini e mi è cascato il mondo addosso. Alessio è scomparso dalla nave, vieni, mia mamma che piangeva. Ovviamente inizio a pensare al peggio e in effetti i miei pensieri poi si riscontrano fondati. Chiamo subito mio marito, gli chiedo di arrivare immediatamente a casa perché dovevo andare a casa di mamma, io avevo i bambini, il tempo che mio marito arriva corro a casa di mamma. Cynthia arriva a casa di sua mamma e la trova distrutta, in lacrime, sconvolta, come si può immaginare. Ed è al telefono con una donna. E Cynthia, che lasciatemelo dire, è una delle donne più forti che io abbia mai conosciuto, riesce a mantenere il sangue freddo e decide di prendere in mano la situazione. Decide di parlare lei con questa donna con cui sua mamma era al telefono. Quindi prende il telefono e chiede a questa donna, prima di tutto, chi fosse. Questa donna aveva chiamato la mamma di Alessio per dirle che suo figlio di 25 anni era scomparso, quindi voi vi starete immaginando, credo, che a fare una telefonata del genere sia la polizia o un'autorità di qualche tipo. Perlomeno io pensavo questo. Invece no. Quando Cynthia chiede a questa donna chi fosse, lei risponde che chiamava dall'ufficio del personale di Genova. Cynthia, confusa, le chiede come mai fosse l'ufficio del personale di Genova a telefonarle dal momento che oltretutto Alessio si trovava in Danimarca. Le rispondono che loro erano i rappresentanti della compagnia di questa nave in quel momento e l'avevano chiamata loro perché in quel momento erano impossibilitati a farli parlare col personale di bordo. Comunque Cynthia a questo punto vuole solo capire che cosa sia successo a suo fratello. Alessio è stato visto l'ultima sera, mi dice questa tizia, il 20 gennaio, è stato visto l'ultima sera il 20 gennaio e questa mattina doveva essere sul ponte di sbarco perché appunto il 21 gennaio doveva sbarcare. Non si è presentato sul ponte di sbarco, iniziano le operazioni di routine, iniziano a chiamarlo al megafono, il microfono, megafono della nave, come quando fanno degli annunci, e Alessio non si presenta. Vanno in cabina, la cabina era vuota. Le valigie fatte, adesso non c'era. Questa donna le dice inoltre che durante un controllo di routine della nave, la sicurezza, il 21 gennaio mattina, aveva trovato tutti gli effetti personali di Alessio sul Ponte 4. Ora, il Ponte 4 era un locale tecnico dedicato alle manovre di ormeggio della nave quando deve attraccare al porto. E non è un ponte accessibile a tutti, ma solo ad alcuni membri dell'equipaggio, tra cui Alessio. Alessio poteva accedere a questo Ponte 4, ma non si capisce il perché Alessio fosse proprio lì, perché la nave non doveva fare nessuna manovra e non doveva attraccare da nessuna parte. Era appunto ferma in rada a 4 miglia dal porto e lì doveva rimanere fino al giorno dopo. Quindi non aveva proprio senso che Alessio si trovasse lì. Comunque la sicurezza trova sul Ponte 4 tutti gli effetti personali di Alessio, ovvero il cellulare, le sigarette con dentro 19 sigarette, l'accendino, una giacca, un cappello, il portafoglio, il walkie-talkie e il telefono di bordo. E li trova tutti appoggiati in fila su una specie di muretto sotto
accanto ad una specie di finestra, diciamo, che dava sul mare. Questa finestra, come vedete dalla foto, era chiusa da una griglia di sicurezza che al momento del ritrovamento degli effetti personali di Alessio è stata trovata aperta. Questi rappresentanti della compagnia della nave, che erano al telefono con Cynthia, le dicono inoltre che era già stato ispezionato ogni centimetro quadrato della nave, ma di Alessio non c'era traccia, al che avevano chiamato la guardia costiera che aveva iniziato con le ricerche in mare. I rappresentanti della compagnia nel ricostruire i fatti mi dicono che hanno ispezionato ogni centimetro della nave e di Alessio non c'era nessuna traccia. Dunque avvisano la guardia costiera danese e iniziano le ricerche in mare intorno alle 10:30 di mattina. La prima domanda che mi sono fatta io è se Alessio alle 9 doveva, 8:30, 9 doveva essere sul ponte di sbarco e mi dici che hai ispezionato ogni centimetro della nave. Le ricerche in mare sono partite alle 10, quindi parliamo di 1:30. La nave è una nave di non so quanti piani, quindi una nave da crociera, di 250 metri lineari, un grattacielo galleggiante. Come hai fatto a ispezionarla tutta? Fatto sta che loro l'hanno ispezionata tutta. Questa è la ricostruzione della compagnia. Iniziano le ricerche in mare. Alessio viene cercato dalle 10 di mattina fino alle 4:30 di pomeriggio perché gli fa buio presto e le ricerche vengono sospese perché era buio. E quindi io dico benissimo, e domani mattina riniziano le ricerche e non lo sappiamo, tutti molto vaghi, tutti molto vaghi. Iniziamo a chiamare Farnesina, il consolato italiano in Danimarca, cerchiamo di metterci in contatto con tutti gli organi con i quali bisogna parlare in questi casi. Con tante difficoltà riusciamo a metterci in contatto con il consolato. Il consolato non sapeva nulla e il 21 gennaio 2021, intorno alle 10 di sera, il consolato ancora sapeva nulla. Sono stati notiziati da noi di quello che era successo. Quella prima notte in casa Gaspari è stata passata ovviamente in bianco. Speravano che qualcuno gli desse notizie, speravano di ricevere una telefonata, qualcosa da qualcuno, ma purtroppo non ricevono proprio niente. E chiaramente più che aspettare non c'era molto altro da fare. Il giorno dopo, appena svegli, ricominciano subito a telefonare alla compagnia della nave per avere notizie, per sapere qualcosa. E la compagnia gli ripete le stesse identiche cose che gli avevano detto il giorno prima. E io sto dicendo la compagnia, ma in realtà non sono mai riusciti a parlare direttamente con la compagnia. Hanno sempre comunicato con questi rappresentanti della compagnia di cui vi ho parlato prima, che appunto gli ripetono le stesse identiche cose del giorno prima in maniera quasi robotica. Cynthia racconta che ha avuto quasi l'impressione che fosse un discorso che avevano imparato a memoria. La famiglia Gaspari quindi chiede di poter comunicare con la nave, col comandante, e loro gli rispondono che era impossibile perché i telefoni sulla nave non prendevano e che quindi per questo era impossibile comunicare col personale di bordo. Ma Alessio e la sua famiglia comunicavano via cellulare tutti i santi giorni, quindi questa cosa non aveva senso. Anche perché Cynthia giustamente pensa: ma questi rappresentanti della compagnia stanno comunicando col personale di bordo, no? Quindi perché loro riescono a comunicarci e noi invece no? La compagnia gli dice di aspettare, perché avevano bisogno anche loro di capire cosa fosse successo, di ricostruire i fatti. E gli dicono che li avrebbero richiamati nel pomeriggio. Quindi di nuovo la famiglia Gaspari non può fare altro che aspettare. Ma mentre aspettano, decidono chiaramente di contattare il consolato italiano in Danimarca, perché volevano anche capire se le ricerche in mare avessero ripreso e come stavano andando. Al che il consolato gli dice che le ricerche in mare erano terminate il giorno prima, perché appunto aveva fatto buio, e non avrebbero più ripreso. Scopriamo che le ricerche in mare erano finite il giorno prima, quindi il 21 alle 4:30 di pomeriggio, quando vi ho detto, e non sarebbero mai più riprese. Non sarebbero mai più state riprese perché in Danimarca pare che ci sia una normativa interna che prevede che si cercano i vivi e non i morti. E dopo tutte quelle ore di permanenza in mare, un corpo si esclude la possibilità di trovarlo in vita. E questo mi ha scioccato. Perché non abbiamo diritto a un corpo? Tralasciando tutta la componente emotiva che un corpo
potrebbe significare per noi familiari, ma un corpo sarebbe importante per fare un'autopsia e capire cosa è successo quella sera a mio fratello. Allora dico, benissimo, compagnia, avrai un'assicurazione, sei una multinazionale, avrai sicuramente un'assicurazione, se cade un passeggero, se cade un membro dell'equipaggio, qualsiasi cosa succede, avrai un'assicurazione per fare delle ricerche tu in proprio con dei mezzi opportuni. Non si sa, non si capisce. Sì, adesso vediamo, le faremo sapere. La famiglia è davvero sconvolta, ma le cose stanno così. Nel pomeriggio arriva quella telefonata da parte dei rappresentanti della compagnia che appunto gli avevano detto che li avrebbero chiamati nel pomeriggio perché avevano bisogno di ricostruire i fatti prima. A quanto pare, li avevano ricostruiti e i fatti erano i seguenti. Alessio era stato visto per l'ultima volta appunto la sera del 20, insieme a tutti i suoi colleghi, a quella festicciola, diciamo, di cui vi avevo parlato all'inizio e di cui abbiamo visto le storie su Instagram. Quindi era stato visto divertirsi con i suoi colleghi, bere qualche birra, cantare. Questa festa si era svolta al Ponte 12, quindi da tutt'altra parte rispetto al Ponte 4, dove erano stati ritrovati tutti i suoi effetti personali. Dopo questa festa, Alessio aveva salutato i suoi colleghi, gli aveva dato la buonanotte, era andato al bar a pagare ed era andato in cabina. E da quel momento lì nessuno l'ha mai più visto. Di 60 persone sulla nave, nessuno ha visto Alessio. Sul suo badge elettronico, la sua tessera per accedere alla sua cabina, è stato registrato un ingresso in cabina verso le 11:30 ed è stata registrata anche un'uscita alle 11:35. Questo voleva dire che Alessio era entrato nella sua stanza e ne era poi uscito dopo soli 5 minuti. Ma perché? Forse aveva solo preso qualcosa nella sua stanza, le sigarette, oppure forse non è stato Alessio a usare quel badge. Non c'è modo di saperlo. Potrebbe averlo usato chiunque. A detta della compagnia, loro parlavano sempre di tragico evento, tragico evento, tragico evento, tragico evento. Ma noi a questo tragico evento non abbiamo mai creduto e mio fratello aveva le valigie pronte in camera, doveva tornare a casa da noi e inoltre anche gli effetti personali trovati sul ponte, a mio avviso, non hanno senso. Io non credo che ce l'abbia messi lui lì, quegli oggetti. Io non credo al tragico evento. La loro tesi è sempre stata quella di un gesto volontario, quindi secondo loro Alessio si sarebbe suicidato, così come confermano alcune dichiarazioni della compagnia stessa e richieste da alcune redazioni televisive alle quali ci siamo rivolti. Ma questa tesi è stata scartata dagli inquirenti che indagano per omicidio colposo nei confronti di ignoti. Mio fratello non si è suicidato. Lui aveva una cabina al ponte 8, quasi lato prua, una cabina con balcone, quindi diciamo molto più idonea a un'intenzione suicidaria, mentre la sua roba si era ritrovata al ponte 4, dove diciamo la distanza dall'acqua è di pochi metri, 4, 5, non tanti, per cui diciamo abbastanza inefficiente per un suicidio. Né Cintia né suo fratello Simone credono a questo tragico evento. Volevano convincerli che Alessio si fosse suicidato, ma non avrebbe avuto nessun senso. Alessio, come già detto, era felice della sua vita, felice del suo lavoro. Come aveva scritto in più messaggi, era felice di tornare a casa. Fino a poche ore prima stava ridendo e scherzando con i suoi colleghi. Si era anche già organizzato con un suo amico che lo andasse a prendere all'aeroporto una volta arrivato in Italia. Si era messo d'accordo con Cintia, con la sua famiglia, su cosa mangiare a cena, alla prima cena che avrebbero fatto insieme. Il suicidio non è mai un atto impulsivo e Alessio non aveva mai dato segni di instabilità o depressione. Questo evento tragico ad Alessio, di cui loro parlano, che un evento tragico non è, ad Alessio è successo qualcosa ed è successo lì, su quella nave, e qualcuno su quella nave sa cosa è successo a mio fratello. Mio fratello era un ragazzo di 25 anni, stava facendo carriera, si stava realizzando, ci amava. Io ho due figli piccoli, lui viveva per questi bambini, non
la favoletta che mi vogliono raccontare, io non me la bevo né ora e né mai. La famiglia inizia davvero a pensare che tutta questa storia sia molto strana. Già il fatto che Alessio si trovasse su quel Ponte 4 quella sera. Cosa ci faceva lì? Era da solo? La famiglia di conseguenza chiede di poter vedere le registrazioni delle telecamere. Le navi da crociera sono piene zeppe di telecamere, come giusto che sia. Ma quel Ponte 4 in particolare era forse il locale con più telecamere di tutta la nave. E quando la famiglia chiede alla compagnia di avere queste registrazioni, indovinate un po' cosa si sentono rispondere? Che le telecamere? Ebbene sì, le telecamere non funzionavano. In tutta la nave, avete presente quanto sono grandi le navi da crociera? Non c'era una telecamera funzionante. La compagnia ci riferisce che le telecamere erano spente perché avevano subito un attacco hacker a dicembre. Avevano subito un attacco hacker a dicembre. Mio fratello scompare la sera, o perlomeno viene visto l'ultima volta la sera del 20 gennaio. Dicembre, gennaio. Era un mese, e questa cosa è gravissima. Se fosse vera, è gravissima. Che loro non avevano telecamere a bordo, poteva succedere qualsiasi cosa, poteva succedere, e come per esempio questo evento tragico ad Alessio di cui loro parlano, che è un evento tragico, non è, ad Alessio è successo qualcosa ed è successo lì su quella nave e qualcuno su quella nave sa cosa è successo a mio fratello. Ogni volta che succede qualcosa sulla nave, le telecamere sono spente. Quindi le telecamere erano spente perché avevano subito un attacco hacker il mese prima. Ma poi, raga, ma cosa significa abbiamo subito un attacco hacker? Com'è possibile una cosa del genere? Spiegatemelo. Le telecamere di una nave da crociera di 2000 piani non funzionano perché sono state attaccate da un hacker il mese prima. Vabbè, sembra un film di fantascienza. Comunque, quasi per dare un contentino a questa famiglia a cui mi sembra stiano dando una notizia ridicola dopo l'altra, gli dicono: guardate, le telecamere erano spente, ok, ma possiamo soddisfare la vostra richiesta. Possiamo continuare a cercare Alessio. Dopo 2 giorni escono con un tender a cercare mio fratello nei mari del nord. Sapete cos'è un tender? Un tender è un gommone. Un gommone dove tu ti siedi, un classico gommoncino. Quindi loro con questo gommoncino hanno effettuato queste ricerche per darci questo contentino. Ma io intendevo: avete un'assicurazione, mettete mano al portafoglio, è scomparso un membro del vostro equipaggio, mobilitate dei mezzi idonei. La compagnia non si è minimamente adoperata nei giorni successivi per svolgere ulteriori ricerche per conto proprio, nonostante la nave, ripeto, fosse ferma a 4 miglia nautiche dal porto di Skagen, in delle acque profonde 17 metri, dove qualsiasi sub sarebbe potuto andare. Il fondale dove era ancorata questa nave è un fondale roccioso profondo 17 metri. Quindi non parliamo di una profondità oceanica, parliamo di 17 metri, basta un brevetto di primo livello a un sub per poter scendere. Nessuno è mai sceso nel fondale a vedere se mio fratello era lì, incastrato nelle rocce. Immaginate la situazione per un attimo. Chiudete gli occhi e immedesimatevi in questa famiglia che ha perso una persona cara, la persona più cara che avevano al mondo, e si ritrovano completamente da soli. Nessuno li aiuta. La compagnia per cui lavorava Alessio sembra quasi prenderli in giro. Sembra quasi faccia finta di cercare Alessio, cerca di convincerli che si sia tolto la vita. Il consolato italiano, che dovrebbe appunto rappresentare e tutelare i cittadini italiani all'estero. Il modo in cui persino il consolato li ha trattati, credetemi, mi terrorizza, perché lo sapete, io vivo all'estero. Quando vivi all'estero o lavori all'estero, il consolato italiano è davvero il tuo unico amico. E al pensiero che possa succedere qualcosa a me o a mio marito, al pensiero che il consolato possa trattarmi in questo modo, è davvero una cosa spaventosa, è gravissima. Il consolato è stato ridicolo perché veramente a un certo punto io mi inizio a alterare, faccio una voce grossa, dico: ok, ma io a me mi interessa il mio fratello, mi interessa il corpo. Volete far ripartire queste ricerche dopo 3 giorni che ero attaccata al telefono? Okay.
Il console mi un po' alterato perché noi gli diciamo è il tuo lavoro, cioè alzati da quella sedia e vai a fare la voce grossa, sei lì per rappresentare l'Italia. Quindi lui si alza e ci dice, anche il console ci dice, ah vabbè, ma voi sono giorni che mi chiedete queste ricerche, però non ci avete mai fatto un comunicato ufficiale. Quindi, signor console, lei sta aspettando una richiesta ufficiale da parte della famiglia. Noi siamo sconvolti, siamo al 23 gennaio. Non mi puoi dire dopo 3 giorni che ti chiedo di queste ricerche, di questo comunicato ufficiale. Fatto sta che noi mandiamo questo comunicato ufficiale tramite mail, ma quello che parte è appunto questo tender della compagnia. È ridicolo, cioè che potevano tranquillamente omettere. E voi forse vi starete chiedendo in tutto questo, ma le autorità danesi? Perché stiamo sentendo parlare di rappresentanti da Genova, di consoli vari, ma la polizia dov'è? Comunque è sparita una persona. Beh, la polizia danese, a quanto pare, è salita a bordo ben 2 giorni dopo la sparizione di Alessio. Non ha messo sotto sequestro la nave né il ponte da cui presumibilmente Alessio è scomparso. Ha fatto solo 2 o 3 domande al personale di bordo e basta. A quel punto la famiglia Gaspari capisce che l'unica cosa che rimane da fare è andare lì di persona, in Danimarca, e provare a parlare con qualcuno sulla nave. Perché continuate a ricordare che non hanno ancora mai parlato direttamente né col personale di bordo né con la compagnia della nave, hanno sempre solo parlato con questi rappresentanti, che stavano a Genova oltretutto, non avevano neanche mai visto Alessio, non sapevano nulla, erano solo una sorta di tramite. Ma, come ho già detto, questa vicenda è successa durante il lockdown, c'erano ancora tantissime restrizioni e non potevano semplicemente prenotare un volo e andare in Danimarca. Quindi di nuovo si rivolgono al consolato italiano, chiedendogli per favore di fargli ottenere un permesso speciale per poter appunto andare in Danimarca data la situazione. E il console gli risponde che la loro situazione non rientrava nei casi urgenti e che quindi non era un motivo valido per entrare in Danimarca o per avere un permesso speciale. Ma scusate, se questa situazione non è urgente, che cosa lo è? La famiglia insiste per ottenere questo permesso, che dopo un po' finalmente gli viene concesso. E ad andare sono Simone e sua moglie. Io insieme a mia moglie partiamo 3 giorni dopo, in accordo con la compagnia che si è premurata di acquistarci biglietti aerei, cercarci un alloggio, dicendo anche che ci avrebbe fatto salire sulla nave. La mattina stessa della partenza ci viene comunicato che non saremmo potuti salire sulla nave perché l'equipaggio, perché secondo il report dello psicologo di bordo, l'equipaggio era troppo scosso, questo mentre eravamo già in viaggio. Siamo arrivati lì in Danimarca, il giorno dopo siamo andati a parlare con il poliziotto che era stato sulla nave a fare le sue indagini. Questo poliziotto ci ha incontrati in un piccolissimo ufficio di polizia di una piccolissima città nel nord della Danimarca. La sua attività si era limitata a parlare con il capitano della nave, il vice capitano, qualche altro esponente della compagnia e due suoi amici. Hanno fatto delle foto nel luogo dove sono stati rinvenuti gli oggetti personali di Alessio. Questo sopralluogo, peccato che sia avvenuto 2 giorni dopo l'accaduto, quindi in quel luogo sarebbe potuto andare chiunque a fare qualunque cosa, e anche loro dicevano che era chiaramente un suicidio. Siamo quindi andati a Skagen, dove in un albergo ci sono stati recapitati gli oggetti personali, gli effetti personali di Alessio. Ci avrà messo le mani chiunque perché non ce l'ha portata la polizia. Qualcuno della compagnia ha preso queste valigie, le ha chiuse, le ha messe su una barchetta che è arrivata in porto, che la date al ragazzo, diciamo, una persona con noi, sono state date a lui e recapitateci in albergo. Nonostante da quando ci avevano detto che non ci avrebbero fatto salire, abbiamo provato tramite ambasciata, tramite qualsiasi canale a cercare di salire su quella nave, in ogni caso non ci è stato permesso. Siamo andati quindi in Danimarca a riprendere gli effetti di Alessio, per poi tornare in Italia. Quindi sì,
Avete capito bene, Simone va in Danimarca e una volta arrivato lì, gli viene comunicato che al contrario di quello che gli avevano detto prima, non potrà salire sulla nave. E il motivo è che il personale di bordo era troppo scosso per riceverlo. Cioè, il personale di bordo era troppo scosso. Io davvero, quando ho sentito questa cosa, ho detto, ma scusatemi. Ma mio fratello è scomparso. Io sono troppo scosso e nonostante questo sto prendendo un aereo, sto venendo lì, sto cercando di capire. E voi mi dite che siete troppo sconvolti per parlare con me? Siete troppo sconvolti perché mio fratello è scomparso e non si sa che cosa gli sia successo? Il giorno stesso del rientro, appuntamento con la squadra della Digos, della Questura di Roma, che ha aperto ufficialmente il fascicolo. Siamo stati molto fortunati innanzitutto ad avere due avvocati che ci stanno seguendo in maniera magistrale, che hanno fatto in maniera che si aprissero le indagini, in maniera anche abbastanza celere ed efficiente. Attualmente i telefoni sono sotto analisi da parte della polizia scientifica. Quindi nel frattempo, per fortuna, grazie a questi due avvocati molto in gamba, sono riusciti a far aprire dalla Procura di Roma un fascicolo per omicidio colposo. Ora, ne avevo parlato appunto su quel video su Amy Bradley, di quanto le crociere siano pericolose e del perché. Quando una nave è in mare e succede qualcosa, è molto più difficile capire quale sia il paese che deve occuparsene. Oppure, come in questo caso, la nave batteva bandiera italiana, ma le acque erano danesi, ma Alessio era cittadino italiano. Quindi, come avete visto, le autorità fanno un po' tipo patata bollente, si rimbalzano questa palla tra loro e sembra che nessuno voglia prendersi la responsabilità. E credo che il problema sia anche che non esistono delle leggi ben definite e questo è il problema delle navi da crociera. Quindi sulle navi c'è sempre questo problema della bandiera, delle acque. È come se non ci fossero leggi. Le navi sono un far west, perché tu sali, non c'è polizia a bordo, non si sa cosa ti succede, se ti succede qualcosa, di chi è competenza il reato. Nessuno sale nell'immediato a bordo con la scusa di queste navi che sono in mezzo al mare, quindi salgono dopo mesi. La storia ce lo dice, perché tutti i misteri e i crimini commessi sulle navi hanno sempre il denominatore comune del io non so niente, aspetta, non so chi, di chi è competenza, dobbiamo vedere le acque, dobbiamo vedere la bandiera che batte la nave, un attimo, insomma passano giorni, settimane, mesi fondamentali. Io credo che gli inquirenti italiani siano saliti a bordo, ma comunque era passato del tempo, quindi tutte le prove sono state pulite. Cynthia è consapevole che probabilmente Alessio non lo rivedrà più, ma come il resto della sua famiglia vuole sapere la verità, perché ad Alessio qualcosa è successo. E ci sono tante teorie. Forse è stato un gioco finito male. A volte si fanno degli scherzi stupidi o dei giochi stupidi e non ci si rende conto di quanto siano pericolosi. O forse è stato un regolamento di conti. Qualcuno gli ha fatto del male. Qualcuno potrebbe pensare che forse sia stato un incidente. Forse questa griglia di sicurezza, questa finestra era aperta e Alessio è caduto. Ma se guardate la foto, vedete che per cadere da quella finestra uno dovrebbe veramente arrampicarsi, impegnarsi per cadere da lì. E poi, come appunto avevo già detto nell'altro video su Emi, intorno a tutte queste sparizioni su navi da crociera, che credetemi ce ne sono davvero tante, ci sono sempre le teorie sui traffici loschi. Chiaramente queste sono solo teorie, ma pensateci un attimo, ma se voi foste dei criminali e aveste un giro losco di, non lo so, prostituzione, organi, quello che è, e doveste scegliere un luogo in cui svolgere questo tipo di traffico, ma non scegliereste proprio il mare, in cui le leggi si confondono e le autorità sembra quasi che si impigriscano e nessuno vuole prendersi la responsabilità e i soccorsi non sono presenti o comunque sono ritardati, spesso anche di mesi, e le indagini sono molto confuse perché appunto spesso le autorità non possono salire a bordo delle navi per tanto tempo.
tempo. E nel frattempo, immaginate quante occasioni per inquinare le prove. Adesso che purtroppo ci è successa questa cosa, io mi sono documentata tantissimo, ho contattato tante famiglie. In Italia ci sono due ragazzi scomparsi, si chiamano Angelo Faliva e Federico Trivellin. Non sono scomparsi in Italia, ma sono italiani e ho contattato le famiglie per capire la loro storia. E anche in quei casi la storia si ripete. Queste telecamere che non si capisce se nel caso di mio fratello non c'erano, nei casi di questi altri ragazzi non hanno registrato la scena oppure dopo un tot di giorni le registrazioni vanno perse, quindi la fase non fai una richiesta ufficiale subito, perdi le registrazioni. Comunque hanno sempre una buona motivazione per non darti queste registrazioni, per non parlare, per difendersi, perché non può essere che un ragazzo di 25 anni felice nel pieno della sua carriera, con una bellissima famiglia, perché noi siamo una bellissima famiglia unita, e la sera prima di partire sparisce nel nulla, inghiottito nel nulla. E per me questa cosa è inaccettabile. Io mi batterò fino a che vivo per scoprire cosa è successo a mio fratello. Io confido tantissimo nella polizia italiana. Il filone parallelo alle indagini, perché sia mi interessa, sicuramente mi interessa più di ogni altra cosa, scoprire cosa è successo quella sera a mio fratello, chi gli ha fatto del male, perché qualcuno l'ha fatto sparire. Ma mi interessa anche che si sappia cosa succede sulle navi, e mi interessa che si sappia che le navi non sono un posto sicuro. Ad oggi la famiglia Gaspari sta ancora aspettando notizie. Le indagini per omicidio colposo sono ancora in corso, quindi per via del segreto istruttorio non possono rivelare ancora nulla alla famiglia. La famiglia Gaspari vuole ovviamente sapere la verità, ma nel frattempo vuole anche che la storia di Alessio si diffonda il più possibile. Questa storia è davvero triste, ingiusta, assurda. Alessio stava solo vivendo la sua vita, facendo il suo lavoro. Non aveva fatto del male a nessuno e nel momento del bisogno, invece, la sua famiglia è stata trattata quasi come un disturbo, una scomodità, come se fossero stati loro a fare qualcosa di male nel voler fare domande, nel voler sapere. Io penso che pretendere la verità in una circostanza del genere, quando perdi una persona cara, sia semplicemente il minimo. E mio fratello non è il primo, non è l'ultimo, è l'ultimo prima del prossimo. Le leggi devono cambiare, ci deve essere una normativa uguale per tutti. Non può essere che queste navi battono bandiera dell'Uruguay, navigano in acque della Papuasia e a bordo hanno passeggeri di ogni nazionalità che una volta che sbarcano, addio, tu non li riprendi più. In America so che c'è un'associazione internazionale, vittime delle navi da crociera, che è stata creata da due genitori che purtroppo si sono trovati tanti anni fa a vivere la stessa cosa che stiamo vivendo noi adesso. Anche loro hanno deciso di trasformare il loro dolore in qualcosa di costruttivo e hanno dato vita a questa associazione e sono riusciti a far varare una legge in America dove qualsiasi crimine commesso a bordo di qualsiasi nave prevede che salga l'FBI a bordo. Ma è già un passo importantissimo, ma non basta, perché l'FBI potrebbe anche salire e non fare nulla, potrebbe anche avere delle difficoltà a salire perché magari la nave si vuole in un punto particolare. Non bisognerebbe più permettere a queste compagnie di fare ciò che vogliono senza leggi, senza niente, senza regolamentazioni. Vi chiediamo quindi, amici, di aiutarci a diffondere questa storia il più possibile. Aiutiamo questa famiglia che sta affrontando un dolore inimmaginabile e nonostante questo, ogni mattina si alza e lotta contro tutti per ottenere quello che gli spetta di diritto, giustizia, verità. Come vi ho già detto, mettete un like sul video, lasciate tanti commenti, cliccate sul tasto condividi e condividete questo video ovunque sia. Tutte queste cose aiuteranno l'algoritmo di YouTube a spingere il più possibile questo video e a proporlo a più persone possibili. Ringrazio Simone Gaspari, Cintia Gaspari per avermi contattata, per essersi fidati di me. Gli ho promesso che avrei fatto tutto quello che è in mio potere per aiutarli e dato che ho un seguito qua su YouTube anche abbastanza importante. Cavolo, sfruttiamolo ragazzi, sfruttiamo sto YouTube, perché non è solo una piattaforma con video di micetti carini che fanno cose buffe, è una piattaforma con un potere incredibile. Sfruttiamolo a nostro favore, sfruttiamolo a favore di Cintia, di sua mamma, di Simone, sfruttiamolo.
per Alessio. Grazie amici, oggi più che mai per aver passato il vostro tempo con me a guardare questo video. Grazie di cuore. E come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!